Secondo lei, qual è il modo migliore per abbattere i costi della politica? Convincere i politici, prima di tutto, che i loro emolumenti e le loro prerogative siano un privilegio. Tra le spese della casta, qual è la prima che taglieresti? Le auto blu. Nessuno sa che i deputati non hanno l'auto blu. I senatori non hanno l'auto blu. La prima che taglieresti? Le auto blu. I deputati non hanno l'auto blu. I senatori non hanno l'auto blu. Se si vuole andare ancora più a fondo, bisogna avere il coraggio di non fare questa antipolitica da strapazzo, ma di andare a fare dei tagli orizzontali, cioè valgono per tutti, perché altrimenti non ci sarebbe mai fine. Se tu chiedi alla gente, dice, quanto secondo te dovrebbe avere un parlamentare come emolumento? Io credo che alla fine uno stipendio di 1.100 euro gli sembrerebbe eccessivo. Al massimo, insomma, sui 2.000 euro penso forse possa andare bene, no? 4-5.000 euro sarebbe assolutamente... Dovrebbe guadagnare sulle 4.000 euro. 1.500, dici tu? Sì, perché lo paragono a me che io guadagno 300 euro al mese. E si può anche fare che un parlamentare guadagni 1.200 euro. Peccato che poi ne consegue che chi fa politica o è veramente per passione, oppure il livello si abbassa inevitabilmente. Io ho sentito che c'era una specie di proposta in Parlamento di togliere 3.000 euro per politico, ma non ho capito bene cos'era, però so soltanto che 400 non l'hanno votata negativa e 20 l'hanno votata positiva. Cioè... Si riferisce alla proposta dell'onorevole Antonio Borghesi, l'Italia dei Valori, che aveva proposto l'abolizione dei vitalizi. Fu votata da 22 parlamentari, che erano i 22 parlamentari dell'Italia dei Valori. Beh, insomma, vabbè, a tutto c'è un limite, posso rinunciare ad altre cose. Come pensi che ti veda la politica a te come giovane? Come una risorsa o come un problema? Come un problema, come una giovane, non c'ho voglia di fare niente dalla mattina alla sera, e che parla a vanvera e si attacca a loro solamente perché guadagnano più di lei. Onorevole eccellenza, cavaliere senatore! Non lo so. Di Pietro, che è un grande combattente. Grazie al cielo. È rimasto l'unico, eh? È rimasto lui a far guardiano, l'ha detto.